Atalanta Ippomene è uno dei dipinti più ispirati di Guido Reni. Una magica aria di mistero pervade questa splendida opera barocca dipinta da Reni nel 1625. La tela rappresenta il mito di Atalanta, ninfa la cui imbattibile capacità nella corsa fu sconfitta da Ippomene tramite uno stratagemma ordito da Afrodite. Atalanta, per accontentare il padre, sicura dei propri mezzi, promise di sposarsi solo con chi l'avesse battuta in una gara di corsa. La posta era altissima, ciascun pretendente che non ne fosse uscito vincitore sarebbe stato ucciso. Nessuno riuscì a batterla finché non arrivò Ippomene, che profondamente innamorato volle cimentarsi nella rischiosissima impresa chiedendo aiuto ad Afrodite. La dea diede allora ad Ippomene 3 mele d'oro prese dal giardino delle Esperidi, ed egli, seguendone il consiglio, lasciò che cadessero una ad una durante la corsa. Atalanta ne risultò irresistibilmente attratta e si fermò ogni volta a raccoglierle, perdendo così terreno prezioso e, infine, la stessa gara. Significativo è il messaggio di questa mitica storia. Per quanto la posta in gioco sia alta e l'attenzione sia viva, la distrazione è sempre probabile. Il nostro cervello, per quanto concentrato su qualcosa di importante, non può fare a meno di essere attratto da ciò che di inconsueto appare ai suoi occhi. Le due figure sono dipinte in un paesaggio notturno, i cui colori del cielo si uniscono idealmente alle tinte del terreno, facendo risaltare prepotentemente due personaggi, che appaiono in una luce spettrale e lunare. Atalanta e Ippomene hanno corpi dall'incarnato rosa pallido, ornati da pochi veli che ne coprono gli organi genitali. Le loro figure sono tese in movimenti al limite della danza, con un solo piede d'appoggio e le braccia sinistre ripiegate verso il corpo, scelta che permette di creare una composizione geometrica particolare e tesa al barocco. Questo prezioso dipinto di Reni è una vera e propria icona della pittura barocca, un esempio di come il figurativo diventa veicolo di concetti astratti ed immateriali, una visione estetica nuova che sta ai confini del figurativo e si affaccia verso le correnti più moderne, quasi verso l'avanguardia. Guido Reni, con il suo personalissimo segno e la sua affascinante visione pittorica, tesa verso il movimento, fa da apripista ad una pittura che non è più ferma, ma quasi si muove nello spazio.